Buongiorno da Davide e Sara. E Sara, eccoci qua. Finalmente vacanze pure per noi. Oggi è il 2 di settembre e come vedete dal titolo del video che metterò, faremo una crociera. Prima crociera per noi, dovevamo farla un paio d'anni fa, però per alcune vicissitudini non abbiamo più potuto, ma all'ultimo minuto abbiamo prenotato. Siamo alla stazione ferroviaria di Ladispo di Cerveteri e stiamo andando verso Civitavecchia, dove ci imbarcheremo con la nave. A tra poco. Eccoci qua, arrivati alla stazione di Civitavecchia. Io e Sara stiamo andando verso il porto. Non so se si vede la nave dietro, ma non è la nostra. Non è la nostra sarà un po' più grande. E ci vediamo direttamente dopo il check-in, il tampone e tutto. A più tardi. Sì. Pullman tutto per noi per andare. Autista gentilissimo che ci ha fermato e ci ha dato lui le indicazioni. Qua c'è una Amuz. Stiamo... Non so se si vedono le navi. Sono enormi, enormi a dir poco. E niente, noi stiamo andando con un po' d'anticipo. E, sì, tra poco ci imbarcheremo. Tamponati, negativi, guardate che bestia, un bestione. Mamma mia, essendo la prima crociera forse abbiamo sbagliato a farlo con una nave così grossa. Adesso ci accingiamo all'imbarco. Siamo arrivati sulla nave, ci ha subito fermato deck manager, una cosa del genere, ha detto che mi voleva parlare. Io ho pensato, ecco là, che c'avevo il Covid, il test del Covid positivo e ci diceva le scende. Invece no, ci ha detto che ci dovrebbero aver fatto un upgrade alla camera e vediamo se è vero, anche se non riusciamo a trovare la camera, questa nave è immensa. Ci hanno fatto un piccolo briefing sulla sicurezza e adesso stiamo cercando la nostra cabina dove dovrebbero aver lasciato anche le nostre valigie all'interno. A più tardi. E quindi questa è la nostra stanza. Sì, l'upgrade c'era dalla cabina interna classica a la cabina col balcone. Non so se si vede. Veramente. Forse dalla fotocamera non rende. Va bene, così siamo già scritto. Ecco qua. Bellissimo, a saperlo portavo il drone. Questo è il porto di Civitavecchia. Oddio, non so se stiamo camminando o no. No, non stiamo navigando. Bellissimo. Mi sono scordato di fare il video a tutta la vastità di roba che c'è qua. Io ho preso un hamburger, che è qualcosa di eccezionale. Patatine, questa specie di... Non so, sembra una specie di tartare, però fatta a verdura. Verdura un po', carne. Mamma mia, ma... Se vedete poi vi faccio vedere una vastità di cose allucinante, tra i dolci, piatti caldi, piatti freddi, pizza, hamburger, patatine, di tutto, di tutto. Arriva qua con tutte la verdura, questo è un sorbetto alla banana e fragola. Questi sono tutti gli antipasti, tutti con la mascherina, queste sono verdure in generale. C'è l'angolo del pane qui, non so se si vede. Angolo del pane. Buonissimo. Qua c'è l'angolo degli hamburger con la pizza, le patatine. Qua tortillas. Qua c'è l'angolo della carne, i piatti caldi, riso, cose. Vedi tutte le salse particolari e poi
Qua ci sono le bibite, col dispenser, limonate, tè, acqua, Coca-Cola, bibite analcoliche. E qua l'angolo dei dolci, che sono carinissimi questi dolci. Veramente carini. Tutti sono gentili, tutti salutano, è veramente un altro livello. E poi la vista sul porto, bellissima. Eccoci qua in cabina, scusate il disordine, pausa prescena. Veramente una bella cabina. La chicca è che da questo telefono di bordo col touchscreen si possono, non so se si vede, mettere le sveglie, prenotare escursioni, si può fare tutto, chiamare ovviamente la reception. Però per fortuna ho già fatto su internet qualcosa prima di partire. Adesso andiamo a fare scena e a più tardi. Per fortuna ci hanno dato un menù in italiano, poi vedete cosa abbiamo ordinato. Ci hanno portato poi questo simpatico ciotolina con il burro, il pane che già Amuz ha prontamente utilizzando. Speriamo di mangiare bene, ma è veramente un posto molto molto più chic rispetto sia al buffet, anche se il buffet pure non c'ha nulla da invidiare. Vediamo, pane e burro, ammazza, una scelta di pane veramente carina, molto. Ci hanno portato il cestino del pane, buono. Pane e burro e marmellata, il top. Ci hanno portato questa pasta sfoglia ai frutti di mare, sembra con tipo salsa rosa. Mamma mia, sì. E io un cocktail di gamberi come antipasto e questa salsa non so con cosa, ha detto in inglese ma non ho ben capito. Mi ha consigliato di fare ovviamente così, col limone. Intanto assaggia, amore. Buonissima, poi tanto l'assaggio. Il trucco è che noi ci prendiamo sempre due cose diverse, perché facciamo sempre a metà, quindi ci devono piacere a tutte e due. Mamma mia, buonissimo. Massaggio prima senza salsa. No, non lo voglio capire. Ammazza, devo assaggiare pure il gambero mio. Mi sta chiamando tua madre su WhatsApp, ma sto a fare il video, poi... Questa che salsa sarà? Pomodori e peperoni, boh. Mmm... È tipo una barbecue dolce, strano che col gambero però ci sta benissimo. Spaghetti alla bolognese, un salmone da dividere in due e la lasagna di Moruz. E gli hanno pure riempito il bicchiere d'acqua che stava a metà. Mamma mia, ci sentiamo quasi ricchi, eh? Ci assaggiamo? Certo, mamma mia, c'è un odore pazzesco, eh? Sì, il profumo se buono. Se vuoi. Guarda, no, me... sono curioso della spaghettata. Se te vuoi, prendili. Sì, amore, io voglio assaggiare. Tutto voglio assaggiare. Buona, buona. Ci sta? Sì. Vabbè, ma loro cucinano diverso. Buona. Sì, c'hanno una pasta un pochino cotta. Allora, questa lasagna invece com'è? Buonissima, sì. Vabbè. La lasagna è più facile. Però no, sti spaghetti non sono malaccio, sono buonissimi. Forse doveva essere un minuto. A me piace un po' più al dente. Forse uno o due minuti di meno. Questa invece è più. Questa è molto durina, come si dice, no? Vabbè, poi casomai l'assaggio. No. E poi andiamo direttamente ai dolci, perché si poteva ordinare un antipasto, un piatto principale.
che potevi scegliere tra primi e secondi, e un dolce a testa. Ovviamente ci siamo presi tutti diversi e ci hanno fatto il favore di darci il salmone come terzo piatto, così da dividere in mezzo. Allora, questo è il salmone. Ma non riesco a ruotare la fotocamera della la gimbal della fotocamera qua. Vediamo. Bello morbido, ma sotto c'è tipo purè, non so che cos'è. Sì. Avremo dei patate, bro. Buono. Buono, mo? Buono, cotto proprio bene. Oh. Mazza, sotto c'è un burro, non c'è un purè. Questi pomodorini così molto per decorazione, però pure la panatura è buona. Non è croccante, è morbida, però si sente. C'è tipo erbe miste. Buonissima però, pure a questo gli do un voto alto. Alla pasta gli ho dato un 7, alle lasagne gli ho dato 9, a questo pure gli do un 9, sì. E qua i dolci. Una torta al cioccolato per me e una cheesecake, royal cheesecake per la mia Amuz. Scatta la foto, poi la metti sui social. Se ci seguite su Instagram, come dicono tutti gli youtuber, sapete in anticipo le cose che facciamo. Seguiteci Davide Bocchese Official e Sara Flam. Assaggiamo. Mamma mia. Gigante, eh? Bella cioccolatosa, bella burrosa. Mamma mia quanto mi piace. Buona pure la tua? Sì. Buone. Vabbè, ma che gli vuoi dire? Se ti presentano una cosa così proprio. Se non fanno le cose buone qua, andiamocene, vuol dire che non ci capiamo niente di cucina. È la forchetta, amore. La forchetta da dolci. Cavolo. E dopo una buonissima cena e una passeggiata, insomma, vedendo un po' i ponti, quello che si poteva vedere di notte, purtroppo forse filmando non veniva tanto bene. Siamo ritornati in cabina. Letto presto che domani ci dobbiamo alzare per andare a Napoli, Capri. Buonanotte ragazzi, buonanotte anche ciao dalla mia ragazza, ciao.